tu sei una cosa grande per me. Una cosa che non, tu stesso non sai. Ciao. Ciao Ida. Ciao cara. Ti abbiamo ascoltato, complimenti innanzitutto. Grazie, questo è un singolo nuovo che sta girando per le radio e ovviamente ho portato la mia musica allo Stadio San Paolo stamattina alla partita del sole. Sono felice perché vedo tantissime persone, ancora continuano ad arrivare, quindi significa che il cuore del napoletano è immenso come sempre. Questo è ovvio, a Napoli, Napoli ha un cuore davvero grande come il sole. Sì, assolutamente, è un evento benefico, ovviamente una parte dell'incasso so che verrà devoluto ad Amatrice per le scuole e all'Unicef. Ricostruire le scuole dei bambini, all'Unicef, quindi voglio dire, quando si può bisogna essere sempre presenti in queste manifestazioni. Me lo fai un pezzo? E che ti canto? Quello che vuoi, tanto tu sei brava sempre. E che da già canta, oh solo mio, sta in fronte a te. Oppure ti posso cantare, perché vicino ai sentimenti, sa diventa malamente, egoista e prepotente, non perdone più niente. Voi donne napoletane mi insegnerete a trattare gli uomini comunque, con questi testi. Ah sì sì sì, noi li prendiamo non solo per la gola perché siamo brave a cucinare, ma anche con le voci, siamo un po' come le sirene, sai Partenope? Quando si inizia a cantare, ecco, si incantano. Che spettacolo, grazie Ida. Grazie a voi, ciao, ciao, grazie. Ciao Ivan. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, ma che bella iniziativa facciamo oggi? Tu sei pronto? Io sono pronto, e c'è tanta energia, c'è tantissima gente, questa è un'iniziativa fantastica, poi la partita del sole, non c'è una città migliore. Così da bronzi, Ivan, sei un po' bianco. Non ho capito. Sei un po' bianco, così da bronzi. Sì, sì, ci abbronziamo un po'. Io sono un po' allergico al sole, il sole diciamo che fa male, però fa bene all'anima dentro. Fatti baciare che il sole bacia i belli. Eh sì. Grande, senti, grande. Allora, dammi un tuo pezzo. Cantami un tuo pezzo, dai, su. Chapeau, mada, je suis napolita. Però visto che siamo sulla voce di Napoli, vai. Voglio dire Napola look, non me ne pagherà ca, Napola look, non cerca nata città, Napola look, oh no, è Napola look sempre. Grazie Ivan. Grazie a voi. Ciao Agiu, vi ricordo che il 23 giugno uscirà il mio nuovo album Ingranaggi, vi aspetto tutti il 24 giugno alla Feltrinelli di Napoli a Piazza Garibaldi, stazione centrale. Ciao, tutto a Piazza Garibaldi. Ma quanto siamo belle, Marica, sei bellissima. Grazie mille, grazie, detto da una donna poi ancora meglio. Soprattutto. Allora Marica, tornando appunto alla battuta proprio consueta, il sole bacia i belli, tu sei assolutamente baciata dal sole, ma anche perché è una bellissima iniziativa oggi. Esatto, sì, una iniziativa da non perdere, soprattutto perché ritroviamo a San Paolo i bambini, tanti bambini, le forze dell'ordine che tanto ci servono anche in una città così complicata, ma soprattutto perché ritroviamo a San Paolo dei nomi forti, altisonanti, per cui nomi come Alemão, come Careca, insomma, Quagliarella che ritorna come protagonista assoluto in questa città e Iezzo, insomma, tantissimi nomi. E quindi è bello perché è una giornata di festa, come dici tu, baciata dal sole e non possiamo chiedere altro. Assolutamente. Allora, quali sono i tuoi progetti lavorativi? Che cosa hai in mente per noi? Ma guarda, lavorativamente sempre nelle trasmissioni sportive, sempre a tenere alte le ragioni azzurre e innanzitutto a lodare il gioco che ci ha fatto godere quest'anno il Napoli, che assolutamente, anche se non abbiamo vinto comunque nulla, ma dentro di noi sappiamo che abbiamo veramente le carte in tavola per farci valere l'anno prossimo. L'anno prossimo come lo vedi questo Napoli? Lo scudetto riusciamo a prendercelo? Dobbiamo rinforzarci ancora un po', specialmente in qualche reparto, però voglio dire la squadra è già ottima. Dobbiamo avere un pochettino più di grinta e determinazione, soprattutto dobbiamo cercare di imporci senza regalare opportunità agli avversari. Ecco, quindi dobbiamo martellare dall'inizio alla fine. Va bene, grazie Marica. Grazie a voi.